Serviva la vittoria ad Ortona per la matematica promozione e così è stato. Il gol di Proietti su rigore al nono minuto del primo tempo regala il successo al Sulmona ed al termine festa grande per la Serie D che ritorna dopo 18 anni. Esplosione di gioia al triplice fischio, entusiasmo sul campo e negli spogliatoi per una giornata che rimarrà negli annali. Ce ne andiamo, ce ne andiamo, ce ne andiamo in Serie D! Roberto, una stagione mai messa in discussione. No, assolutamente, abbiamo vinto strameritatamente contro tutti, quindi è un campionato meritato dall'inizio alla fine. La festa era nell'aria, è arrivata oggi. Oggi notiamo veramente un Meco Monaco sorridente. Ah sì, sono sorridente perché so i sacrifici che abbiamo fatto durante l'anno, perché magari dall'esterno è semplice dire avere una squadra forte e vincere, ma non è sempre così. È vero sì che noi avevamo una grande squadra, però abbiamo lavorato tutti quanti verso un'unica direzione, abbiamo avuto anche dei momenti di difficoltà. Va dato merito soprattutto ai calciatori, al direttore generale Bresciani, al presidente, che siamo stati bravi. Il grande merito però va ai giocatori, perché sono loro quelli che scendono in campo. Tu che sei un po' la bandiera di questa squadra, cosa significa ritornare in un campionato di Serie D a distanza di 18 anni? Guardi, è iniziato nel 92-93, quindi c'ero anche un attimo prima, c'ero anche quell'anno, veramente ancora forse realizzo, è un sogno che quotidianamente da 18 anni aspettavo, perché come uno dice ci provo a portare la squadra in Serie D, nel senso vuole della squadra della mia città, in Serie D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anni, alla fine quest'anno è stato quello giusto e onestamente una soddisfazione immensa, un orgoglio, perché la città lo merita, questi tifosi lo meritano, alla fine finalmente ce l'abbiamo fatta. I tifosi accorsi in trasferta salutano e ringraziano i propri beniamini per il regalo stupendo che permetterà adesso ai colori biancorossi di sventolare in una categoria che più si addice al blasone calcistico ovidiano. Andiamo, Serie D! È grande l'espansione, stiamo bene, siamo contenti, tutti i tifosi, grande Sulmona. Una promozione in Serie D era attesa da tutti i cittadini, soprattutto dai tifosi, quelli che hanno sempre seguito la squadra, a Casa Castalda, a Colorno, che già l'altro anno speravano. Quest'anno finalmente il sogno è stato raggiunto e la gioia è tanta. Serie D, Serie D! Quanto è importante questa Serie D? Molto importante. Io comunque colgo l'occasione per ringraziare Giorgio Bresciani, il presidente, Scelli e tutta la squadra per questo grande traguardo che ci hanno portato dopo 20 anni. La squadra avvolta dal calore dei festeggiamenti riparte per Sulmona, dove viene accolta dalla città in piazza per festeggiare insieme il ritorno in Serie D. Proprio alla città il giocattolo dovrà adesso passare in mano e l'appello del presidente Maurizio Scelli affinché il Sulmona diventi patrimonio di tutti. Ogni sulmonese, ogni realtà sulmonese, ogni azienda sulmonese, ogni industria sulmonese, ciascuno che a Sulmona abbia voglia di rischiare in proprio, sa che può prendere questa squadra come punto di riferimento e crederci. Per questo è il miglior investimento che si possa fare. In questo momento sta lanciando un monito alla classe imprenditoriale per la prossima stagione. Ma guardare al proprio orticello non serve a niente, perché l'anno prossimo, quando noi avremo Sulmona Ancona, arriveranno 300-400 tifosi di Ancona a Sulmona, saranno 400 caffè in più, 400 bottiglie d'acqua minerale, 400 pasti in più, cioè la città può attraverso questa realtà rilanciarsi, guardare con ottimismo al futuro e non serve più Scelli che debba fare o il salvatore della patria o quello che apparentemente viene visto come un suicida perché si è buttato in una cosa, ma che vuoi fare col calcio? No, la vita esiste anche delle emozioni e delle passioni, è quella che oggi stiamo condividendo tutti insieme qui.